Bentrovati, bentrovati ancora in diretta su Tele4, la parentesi di Tele4 Estate. Prima abbiamo parlato di coronavirus con l'assessore Riccardi, che manderemo a breve anche eventualmente in replica per far sentire le sue dichiarazioni rispetto appunto a quanto è successo nel vicino Veneto e quanto è successo anche in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il Covid di rientro. Vediamo se ci sono intanto alcune telefonate in onda, perché se ci sono le facciamo subito sentire, altrimenti andiamo a sentire la replica dell'assessore Riccardi. Do un'occhiata se ci sono intanto novità a livello di notizie. Fondi europei, concentrare risorse su interventi immediati, dice il governatore della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga. Guardo ancora un attimo se ci sono altre novità oppure se arrivano le prime telefonate. No, allora vediamo, anzi rivediamo l'assessore regionale della sanità Riccardo Riccardi nella sua disquisizione su quello che è questo Covid di rientro, che preoccupa in particolar modo in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. In Veneto sono stati isolati tutta una serie di casi, tutti appartenenti al ceppo serbo. Stando a quello che dice il governatore del Veneto Luca Zaia, ceppo nuovo, virus mutato e molto molto aggressivo. Cosa ne pensa l'assessore regionale alla sanità Riccardi? Sentiamo. Abbiamo sentito le parole del presidente del Veneto Zaia, che ha spiegato come i casi che sono stati riscontrati in Veneto di rientro di coronavirus appartengano tutti allo stesso ceppo, il ceppo definito serbo, e il presidente Zaia ha anche detto, da quelle che sono le prime investigazioni, si tratta di un ceppo di virus particolarmente virulento, con una carica diciamo così molto aggressiva dal punto di vista del potenziale contagio. Riporto quelle che sono le parole che abbiamo sentito poco fa, un lavoro che ovviamente state facendo anche in Friuli Venezia Giulia su quelli che sono stati quei primi casi di contagio di rientro. Beh, io non mi avventuro a distinguere insomma, gli aspetti insomma, della carica del virus. Certo, invece sono fermo nel dire che questo è un fenomeno importante, perché noi non possiamo trascurare un fenomeno che riguarda dei flussi delle persone che anche a fronte di condizioni asintomatiche, arrivando da dei paesi dove anche qui il contagio appare più rilevante rispetto a prima. Ricordo che uno dei grandi problemi che noi abbiamo è la diversa impostazione della sorveglianza sanitaria, perché non è sufficiente dire che in un paese ci sono 100.000 contagi in più. Il problema è capire che tipo di sorveglianza sanitaria fai e sulla base del numero e della dimensione della sorveglianza sanitaria che fai, quali sono i contagi che ne escono. Perché non è vero che i paesi che non hanno dei contagi non li hanno, dipende da quanta sorveglianza sanitaria fai. Cioè, questa è una posizione della quale questo paese e questa regione dovrebbero farne motivo d'orgoglio, perché noi la sorveglianza sanitaria l'abbiamo fatta e la stiamo continuando a fare. Ecco Riccardi, però allora, per semplificare, perché ci segue da casa, dal suo punto di vista, dai dati, il rapporto popolazione degli stati, per esempio dei Balcani, Serbia, Bosnia, rispetto al numero di tamponi fatti, è paragonabile a quello che si è fatto in Italia o no? Secondo me no, anche okay. Se io non sono in grado di dare dei numeri di dettaglio. Ma al di là di questo è chiaro, noi registriamo un fenomeno che fortunatamente ha dati relativi molto bassi, però è un fenomeno che esiste e che arriva da altre regioni, da altri paesi, e noi siamo sul fronte di un confine che sulla rotta balcanica ha il confine di questo paese, quindi è un problema della regione ma è un problema del paese. Quindi è evidente che partiamo da una sorveglianza sanitaria diversa, quindi da dati che non sono confrontabili. Gli ultimi casi, fortunatamente limitati, però arrivavano dai paesi di quell'area e quindi avevano portato il contagio. Li abbiamo tracciati, abbiamo fatto un lavoro significativo, abbiamo completato anche questa verifica sulla comunità bengalese di Monfalcone a seguito della scelta del ministro Speranza di interrompere i voli con quel paese. Ecco, questo non è un fenomeno che va drammatizzato, ma nello stesso tempo non va neanche sottovalutato.
Ecco, in particolare so che è stata fatta una riunione, diciamo così, sul tema badanti, in particolare su quelle che sono le persone che assistono gli anziani e che, come dire, provengono anche da quei paesi e magari sono ritornate nella loro casa d'origine e rientreranno. So che hanno partecipato i sindaci o gli assessori competenti ai servizi sociali delle varie, dei vari comuni del Friuli Venezia Giulia, tra cui quello di Trieste, di Gorizia e così via. Cosa si è deciso su questo fronte? No? Che è un fronte importante perché si tratta di persone che sono a stretto contatto con quella che è la fascia più debole, no, della popolazione e che potrebbero potenzialmente riportare il virus. Guardi, noi in questi giorni abbiamo fatto un lavoro, credo, importante, definendo con, da una parte, le associazioni di categoria, perché il mondo del lavoro è un altro luogo nel quale le persone ovviamente si muovono e possono arrivare anche da altri paesi. L'abbiamo fatto col corpo consolare, l'abbiamo fatto con le camere di commercio, l'abbiamo fatto con i comuni, quindi con gli ambiti, l'abbiamo fatto con i distretti, e ieri l'abbiamo fatto con i medici, l'ordine dei medici affinché si possa arrivare alla medicina generale, e l'abbiamo fatto con i pediatri. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo cercare di ampliare la informazione, la più ampia possibile informazione relativamente alle regole, che sono delle regole semplici ma devono essere rispettate. Le regole non sono soltanto gli elementi di natura precauzionale, cioè la distanza, la mascherina e queste cose, ma sono anche delle regole che distinguono la provenienza, perché oggi il fenomeno che dobbiamo tenere sotto controllo in maniera particolare sono i flussi di transito oltre confine, dove c'è una sorveglianza sanitaria diversa e dove sembra che in quei paesi ci sia un aumento del contagio. Quindi il problema è far capire alle persone che arrivano da determinati paesi che devono andare in quarantena, da altri paesi che devono denunciare e quindi devono stare in isolamento, da altri paesi che devono comunicare al dipartimento di prevenzione dell'azienda nella quale loro si trovano il loro flusso, da che paese arrivano. Ecco, noi con queste informazioni è chiaro che tutto il lavoro di tracciamento, qualora si verificassero dei contagi, diventa una operazione più semplice ed è determinante nel contenimento del contagio. Questo vale per esempio... Queste dunque le parole di Riccardi, porzione dell'intervista che abbiamo realizzato in diretta alle ore 13 o poco più su Tele4. Questa sera alle ore 20.05 ci sarà invece il vice sindaco di Trieste, Polidori, che appunto assieme a Bernardo Gulotta fornirà novità sia sul fronte cittadino che commenti per quanto riguarda la giornata di ieri. C'è un altro tema molto importante per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e la nostra città, che è stato sintetizzato in un servizio che non è andato in onda prima nel nostro telegiornale, che rivedremo poi anche nel TG della sera, ovvero il calo della popolazione in Friuli Venezia Giulia, il calo dei residenti dovuto da una parte a un calo delle nascite drastico, dall'altra anche a una situazione legata all'emigrazione dei giovani lavoratori. Andiamo a sentire proprio la scheda realizzata da Gianluca Paladin. Venezia Giulia, al 1 gennaio 2020 ci sono 4.180 residenti in meno rispetto al 2019. Continua la dinamica negativa iniziata 6 anni fa, sono i dati dell'IRES Friuli Venezia Giulia, rielaborando i dati dell'Istat. Tra le regioni del nord-est solo il Veneto presenta una variazione negativa. Il caso osservato nell'ultimo anno si è concentrato soprattutto nella provincia di Udine, ma è stato consistente anche in quella di Trieste. Le province di Pordenone e Gorizia presentano invece una migliore tenuta. Sono le nascite dei residenti a essere i minimi storici. Anche nel 2019, come nei 5 anni precedenti, il saldo negativo ha portato al decremento della popolazione, ponendo fine a un lungo periodo in cui i flussi migratori avevano compensato il declino demografico. Inoltre nel 2019 si sono registrate nascite inferiori alle 3.000 unità, il dato più basso dagli anni 90. Infine, a pesare, è anche il dato sui trasferimenti all'estero. In regione, da questo punto di vista, la popolazione italiana ha registrato una perdita di 1.800 unità solo dall'anno scorso.
E dunque preoccupa naturalmente questo calo demografico relativo appunto a un Friuli Venezia Giulia dove da una parte sono sempre meno i nati e dall'altra parte dove i giovani continuano a emigrare in cerca di lavoro. Mettiamo anche il numero di telefono così ricordiamo ai cittadini che possono intervenire in diretta su Tele4. Abbiamo parlato di questo Covid serbo che preoccupa con l'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia lanciato ieri relativamente appunto a questo nuovo cluster che porta un virus mutato, che porta un virus con caratteristiche diverse e con una componente di aggressività, appare evidente, molto importante. Andiamo a vedere l'altra notizia purtroppo che notiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani della regione. Adesso andiamo a vedere meglio, mentre dovrebbe arrivare anche una telefonata, qualche istante di tempo ancora. Eccola qua, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego signora. Sì, buongiorno, sono Giuliana. Volevo fare delle osservazioni su quanto ho sentito in questo periodo, in questi due giorni, per dire la verità, e ho seguito le vostre trasmissioni, le trasmissioni della vostra emittente, che sono state veramente esaustive, sul fatto della visita dei due presidenti. E ci sono alcune cose però che non mi quadrano molto. Ho sentito un intervento in cui si diceva che l'Italia e Trieste non aveva fatto niente per gli esuli o ben poco. Io non sono molto d'accordo su ciò, nel senso che qualcosa è stato fatto. Pensiamo per esempio ai vari borghi che sono stati costruiti a favore degli esuli, Borgo San Nazario, Borgo San Mauro, Villaggio del Pescatore, e pensiamo anche al fatto che queste persone, pur essendo nate a Trieste dopo il 54, avevano la possibilità in certe graduatorie, parlo ad esempio della scuola, di avere un posto di incarico a tempo indeterminato sorpassando 40 persone che erano in graduatorie. È successo a me, per cui è una cosa che io ho vissuto in prima persona. Cioè, gente molto più giovane di me è nata qui che comunque aveva questo diritto in quanto appartenente ad una famiglia di esuli. Quindi qualche cosa sicuramente è stato fatto. E io sono d'accordo che bisogna ricordare, grazie al cielo a me non è successo di dover emigrare, di dover andare via e lasciare la mia casa, il mio paese, eccetera. E quindi mi rendo conto che si tratta di una cosa veramente dolorosissima. Certo. E questo però succede in fondo anche ai vari immigrati che arrivano adesso nella nostra Europa. E anche gran parte di loro. Beh, è un po' diverso, signora, no? Come dire, quelli hanno comunque deciso di andare via, no? Questi non tutti sì, certo. Hanno deciso di andare via. No? Quindi è un po' diverso, via. Poi se no sa che insomma arrivano chiamate imbufalite di fronte sì. A affermazioni di questo tipo, di no? Lei lo via. Sa che poi dopo succede. E non credo che quelli che sono rimasti fossero tutti sfegatati comunisti. Purtroppo la riconciliazione. Nessuno dice questo. Ecco, la riconciliazione secondo me non sarà possibile fino a che esisteranno forze politiche che campano su questa strumentalizzazione di questi fatti. Cioè, sono passati più di 70 anni. Lei dice da una parte e dall'altra. Ecco, sono passati più di 70 anni, io penso che veramente bisogna guardare al futuro. E non più vivere solo sul passato. Grazie signora, grazie. Allora andiamo anche all'altra notizia del giorno dal quotidiano Il Piccolo. Albanese in quarantena trovato morto al CPR di Gradisca. Grave il compagno di stanza, è giallo. La vittima aveva 28 anni, esclusi al momento segni di colluttazione, ma le cause del decesso del giovane sono ancora tutte da chiarire. Il secondo immigrato è stato ricoverato in condizioni giudicate gravi, anche se nelle ultime ore il quadro clinico è migliorato. Esclusi segni di colluttazione, indaga la squadra mobile della questura di Gorizia, notizia che naturalmente aggiorneremo nel corso anche del nostro telegiornale della sera. Pronto? Buongiorno, prego la prossima sì. Chiamata.
Sì, buongiorno Tondino. Io volevo fare un punto, ricollegarmi a quello di ieri. Finalmente insomma, abbiamo visto qualcosa per la pacificazione, effettivamente senza dimenticare le cose che sono successe. E quelli che erano contrari, quei circoli, diciamo istriani, che erano contrari, secondo me hanno un fondamentale diciamo, punto di vista di interessi. Perché? Perché come ben sappiamo e come ben tu stabile potrai vedere, cioè tutti i circoli istriani, tutte le associazioni hanno dei contributi da parte dello Stato. Così come qua in Italia, sia in Croazia che anche in Slovenia, per l'amor del cielo non dico niente. No? Ecco, se tu vai a sondare, vai a vedere quelli che sono opposti, sono sempre i circoli più grandi, quelli che avevano diciamo una convenzione e un interesse che veniva sovvenzionati con una certa cifra. Ma oltre a questo volevo dire che il signore che ha parlato prima ha ragione, i profughi che sono venuti in Italia, dico sinceramente, venivano anche per interesse, perché se tu ti ricordi bene, provincia, regione, prefettura, comune, erano tutti posti che l'80% delle persone che operavano erano profughi, se basta guardare le statistiche. Perciò io, tanti si lamentano dell'Italia, l'Italia sì, ha fatto anche male nei confronti di certe persone, forse perché non sono state inserite, non hanno saputo inserirsi nel mondo del lavoro. Però non dimentichiamo che quando venivano gli davano addirittura 250.000 lire a testa. Un componente famiglia che erano in quattro percepiva all'epoca 1 milione quasi. Perciò io dico, questo qua fino agli anni 64, 63-64, perciò io dico, ma adesso sono passati tanti anni, è giusto che sia venuta quella pacificazione, sia per noi e sia anche per altri, perché quanti da noi di noi adesso tornano? Basta che tu guardi, stavo leggendo un giorno sul Messaggero Veneto, che nella provincia di Trieste ci sono quasi 1600 persone che hanno la doppia cittadinanza, che sono ritornati in zona B, ex profughi. Sì, doppia cittadinanza vuol dire anche minoranza slovena, che hanno la cittadinanza sia slovena che italiana. Sì. E non solo, ci sono tanti. Questo sondaggio qua ci sono tanti altri di tanta altra nazionalità. Che sì. Tu parlavi con loro fino a 10-15 anni fa, non andavano neanche fuori, ecco. E adesso sono ritornati e hanno addirittura riacquistato la loro casa. Alcuni. Perciò, insomma, alcuni hanno fatto. Però non dimentichiamoci una cosa, che purtroppo la questione diciamo dell'interesse proprio tante volte rinnega anche l'interesse diciamo di noi cittadini. Per esempio qua a Trieste tu hai mandato quei dati prima dell'Istat sulla popolazione che varia, no? Allora, io vorrei fare, e non vorrei essere polemico, io vorrei essere una cosa, Di Piazza Roberto è una brava persona per l'amor del cielo, e guarda, però se noi andiamo a vedere da quando lui si è inserito come sindaco di Trieste ad oggi, quanti migliaia di posti abbiamo perso. Questo adesso so che c'è una situazione che sta studiando. No, ma è chiaro. Va bene il suo discorso. Allora, che mi dà la pacca sulle spalle, ma devi fare anche qualcosa di più. Certo, grazie per la sua telefonata, grazie. Ne abbiamo ancora una, se no non riusciamo a sentirla prima della fine di questa trasmissione. Pronto, buongiorno, prego anche l'altro telespettatore. Pronto, buongiorno. Prego. Una richiesta al giornalista stabile. Sì. Si è parlato molto di questo documento della commissione mista, no? Sì. Sono reperibili in internet, se le interessa io posso mandare. No, ma ce li abbiamo, ne abbiamo parlato anche stamattina con Sardo San Martino. Sono due che criticano a fondo questa commissione. Lei ha anche queste due o no? No, se vuole ce ne mandi, per amor di Dio. Ah, no, ecco, il tema però è che interessa che mando dove? Sveglia Trieste. Grazie. Sì, Sveglia Trieste va benissimo. Il tema è che si è chiesto un ulteriore, diciamo così, approfondimento di quella relazione, perché per esempio le associazioni dell'esodo dicono che bisogna fare un passo indietro nella storia per capire quello che è successo dopo, quindi l'ha detto questa mattina Sardo Salbertini, e quindi vedremo se ci sarà questo ulteriore approfondimento. Comunque premetto che sono tre mattoni, no? Una bella mezz'ora per leggere, no? Non credo basterà mezz'ora. Se che interessa che mando anche assolutamente.
Okay, dopo mandi domani... pure a Sveglia Trieste, così poi la vediamo anche sì. In queste ulteriori, diciamo così, sì. Componenti critiche. Sono d'accordo con Avarino, con Baccelli per fare qualche trasmissione ad hoc, no? Va sì. Bene, grazie. Sì, sì, certamente. Ah, guardi, appena sarà possibile, tenga presente che adesso è un periodo in cui magari siamo un po' meno in piene forze da un punto di vista organico, perché è anche un periodo di ferie, ma appena sarà possibile sicuramente faremo un ulteriore approfondimento su questo tema, anche perché è giusto far capire di più, approfondire di più, far sentire tutte le campane, come avete visto, okay. Sia dalla diretta di ieri che dai giorni precedenti. Grazie. Grazie, ciao. Grazie, grazie per il suo interessamento e grazie anche per l'invio di questa documentazione. Allora, è tutto per quanto riguarda questa diretta. Noi ci rivediamo alle ore 19.30 con il telegiornale. Alle 20 con una nuova diretta di Tele4 ci sarà il vice sindaco Polidori e poi naturalmente aggiornamenti su questo caso del giorno di questo albanese in quarantena trovato morto al CPR di Gradisca. Grave il compagno di stanza, indaga la squadra mobile della Questura di Gorizia. Aggiornamenti nel nostro telegiornale della sera. Buona giornata e buon proseguimento su Tele4.